Noi siamo soliti sviluppare questo tipo di attività, che vuol dire poi, come l'ha tradotta benissimo Carlo Balestri, che si nasconde anche lui lì a destra, ha detto è l'azione di influenzamento, che è veramente una sintesi di quello che effettivamente è questa benedetta bocca, sino qualche volta qualcuno la sente nominare, ma non sa bene di che cosa si tratta. Si tratta di vivere quelle attività che le associazioni fanno per cercare di influenzare le amministrazioni, i governi locali, regionali, nazionali e internazionali affinché queste svolgano il ruolo che devono svolgere per favorire l'attività fisica, per fare sì che i cittadini appunto siano più attivi, abbiano stili di vita più sani e io ci aggiungo che magari siano anche un po' più felici, più contenti della propria vita, che insomma non guasta. In Regione Toscana. E poi Damiano Sforza, non c'è bisogno che io lo presenti, insomma, è un nostro inviato nelle istituzioni. Sapete che adesso è assessore a Sesto e ci racconterà anche lui, in realtà più o meno un collegamento anche con le cose, credo, che il dottor Salverin ci racconterà. È stato, diciamo, pubblicato dall'Istituto di Statistica italiano dell'Istat il rapporto sulla pratica sportiva in Italia 2015. Lo pongo anche alla nostra discussione perché cade assolutamente, diciamo, come un momento di grande opportunità. Anche questo, pubblicato il 19 di ottobre, qualche giorno fa, ci dice velocemente: cresce la pratica continuativa per entrambi i generi e in tutte le età. La presenza del Comitato Olimpico nel sistema istituzionale di questo paese come ente pubblico di secondo livello rappresenta ancora oggi, anche nella pubblicazione di questi dati, un limite o quantomeno un punto istituzionale di grande freno rispetto a quello che può essere l'elemento di sviluppo della pratica sportiva, soprattutto in questo caso dell'attività fisica, perché gli stessi dati ISTAT continuano a rappresentare questa differenza tra sportivi e tra chi invece per la prima volta, tra l'altro, anche costituendo una categoria DOC. Come dire che noi ancora paghiamo Filippo, promotore di una legge per il riconoscimento del valore sociale dello sport, che fino ad oggi non è andata in porto e purtroppo non credo, visto che ormai si parla d'altro, le elezioni vicine, riusciremo, sarebbe troppo bello se così fosse, diciamo, portare a casa questo risultato entro la legislatura, però lo schema si ripete. Comitato Olimpico, governo che nella pressione, nel lavoro, diciamo, del Parlamento, quindi dell'organo legislativo, non recepisce una svolta culturale, politica e sociale sui temi appunto dell'attività fisica e dell'importanza, pur in ogni occasione, diciamo, le istituzioni, anche quelle, diciamo, più convinte e più avanzate, rivendichino il valore dell'attività fisica, diciamo, nella declinazione delle politiche pubbliche, no? Quindi vista tra, ricordava Raffaella prima, appunto, anche di vuoto istituzionale rispetto a quello che è il punto di riferimento del governo, che in Italia non c'è, nei rapporti con EPA. Chiudo. 2 anni fa, quindi, noi abbiamo presentato e abbiamo l'OMS ha adottato le strategie che noi appunto abbiamo presentato. E in vista dell'approvazione, a chi voi, diciamo, se vogliamo dire anche un incentivo, speriamo anche un acceleratore nei punti di riflessione per il piano d'azione previsto per il maggio 2018, MOS credo che dirà qualcosa su questo, ne approfitto per ringraziarlo per come lui sta declinando sul livello europeo il tema del diritto, no? Del diritto appunto al benessere, anche il titolo che abbiamo dato, il diritto umano al benessere. Particolarmente anche apprezzato, diciamo, quello che è stato lo slogan del congresso che abbiamo svolto di recente, il Move Congress a Birmingham, Diritti Umani to Move. 70 anni, lo ricordava Raffaella, promozione della salute e benessere come politica centrale della WISP. Noi non siamo coloro che, dentro anche il dibattito che ogni tanto si apre,
stanno dalla parte di chi vorrebbe anche medicalizzare, non è il nostro mestiere medicalizzare l'attività sportiva, non è il nostro mestiere è promuovere cultura, il nostro mestiere è stare all'interno dei temi, non solo dei temi ma anche dei piani, dirò adesso che sto concludendo, dei piani per la prevenzione. Di advocacy è così avanzata, scusate questo passaggio di presunzione, che i componenti di questo tavolo, per circa il 50%, hanno vissuto percorsi all'interno della WISP e sono diventati assessori, vice sindaco e parlamentari. Siamo così, diciamo, ci teniamo così tanto nel rapporto con le istituzioni e con la società civile che riusciamo ad essere anche credibili a giocare un altro tipo di partita. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti per l'invito a essere presente a questo consiglio e come Vincenzo ha ricordato il prossimo anno la WISP compie 70 anni, normalmente a 70 anni si va in pensione ma lui ci chiede di non andare in pensione. In this context here to the politicians and other systems. Allora, l'advocacy è un sistema per influenzare le persone, sia a livello politico chiaramente che proprio le persone con cui si lavora. A little sister, and the little sister is called lobby, and some of you are more familiar with that term, and it's more or less the same, I would say. E uno dei termini con cui forse qualcuno di voi ha più familiarità è quello della lobby, che è quasi la stessa cosa, insomma, rispetto al processo di advocacy. This is a very, very simple way of looking at advocacy. We have one here, influence goes up and down, interest right and left. So these are the people. Some are interested, have no influence. Some has interest, but no influence. E questo è uno schema abbastanza classico in cui si vede appunto il processo di advocacy, ci sono delle persone che hanno influenza e delle persone invece che hanno solo interessi e quindi il nostro scopo è quello di portarli verso una situazione in cui non sono molto interessati ad una in cui sono molto interessati. This is the most common mistake of organizations like us. We find a friend with some benefit for us. E questo è il modo con cui possiamo connettere la pratica fisica attiva con alcuni benefici per noi come organizzazione. One simple thing we ask, what are the economic costs of physical inactivity in Europe? Qualche anno fa abbiamo fatto uno studio per chiederci quali erano i costi economici dell'inattività in Europa. Are we making any good? Are we succeeding in moving the society outside to our agenda? And I think we can say not ISCA alone, but everybody, civil society, other entities, that there is some kind of movement. Ciò che sta avvenendo, i temi principali sono quelli della cittadinanza attiva, della vita attiva e della salute. Sono persa la prima. We know that paper will not move anything by itself, not even the global action plan, but this action plan gives us, you, a possibility to get into a direct dialogue with those having the obligation and also, of course, find out how you can solve and help the authorities to reach the goal of the action plan. Chiaramente questo piano d'azione non è lo strumento che risolverà i problemi, però ci dà delle indicazioni per entrare in contatto con le istituzioni politiche e cominciare un dialogo, quindi queste sono delle strategie che ci vengono offerte per cominciare questo dialogo con le istituzioni. We have enough and we have to provide everybody also at the political level and the citizen level with some solutions. Chiaramente abbiamo dei problemi comuni e queste linee ci offrono delle strategie politiche per entrare in contatto con le istituzioni. E quando parliamo di prevenzione, ce che ha presentato Morgan Sarin, è che il faut bien sûr connaître i benefici immediati e i benefici a long terme di questo esercizio régulier, e in particolare per noi, nel quadro scolaire. E quando parliamo di
pretese è, come diceva Mons, che noi abbiamo la possibilità di capire i benefici sia a breve che a lungo termine dell'attività fisica. E noi siamo sur le terrain, vous êtes aussi sur le terrain, je suis avec vous sur le terrain, mais comme l'a dit Mons aussi, en fait, l'importance d'avoir des recommandations qui soient au niveau international est importante. Et aujourd'hui, il y a trois grands objectifs pour 2030. C'est les développements durables, c'est le plan d'action global de l'OMS. Le plan d'action durable, c'est l'ONU, l'OMS, et puis aussi l'OCDE qui a pour 2030 les nouvelles compétences clés pour l'éducation. Allora, fino al 2023 ci sono tre obiettivi principali che sono lo sviluppo sostenibile, il piano d'azione globale dell'OMS e il piano d'azione dell'OCDE. Si passi aussi j'ai pris qu'un exemple, aux objectifs de développement durable numéro 4, qui est de assurer une éducation de qualité, inclusive, équitable et qui promeuve une meilleure vie en fait pour tous. Et soprattutto partecipare allo sviluppo dei diversi obiettivi dello sviluppo sostenibile, il numero 4 in particolare, è quello che viene destinato all'educazione qualitaria per tutti, quindi alla possibilità per tutti della pratica sportiva. I 4 points clés du plan d'action. Et j'ai fait une réflexion en disant comment nous, on pourrait participer à ces 4 points clés. Les familles, des presidi, des giardinieri, des architetti, proprio per ridisegnare lo spazio dentro cui ci si muove all'interno delle scuole. Il y a quelques exemples qui ont été faits, c'est quand tout le monde est inclus, en fait, le projet est porté et se développe aussi avec la commune. E chiaramente se tutti questi attori cooperano, in qualche modo il progetto è portato avanti in maniera comune da tutti. La troisième clé c'est créer une vie active. Donc on voit que on va toujours plus loin, on commence à un endroit, on s'élargit un peu, on a un environnement et puis maintenant on a une vie active. Il terzo punto chiave è quello della vita attiva, chiaramente la vita sta crescendo, si vive di più e quindi è importante arrivare a questo concetto di vita attiva. Quello di creare un sistema attivo, un sistema che sia in grado quindi di trasferire tutte queste cose all'interno di noi. E là on a besoin de coordonner les politiques, de faire du monitorage et de donner des résultats. Supporter les plans d'action nationaux au niveau national également. Bisogna supportare il piano di azione a livello nazionale. Et nous, on redescend, hein, c'est notre lot, au niveau régional et local. Et chiaramente a cascata farlo a livello regionale e locale. Et l'idée, ce n'est pas que l'école crée quelque chose de complètement différent, mais c'est que vraiment elle invente en fait de nouveaux modes de collaboration dans le cadre scolaire, mais avec les autres acteurs. Che possa uno incidere sulla riduzione delle diseguaglianze ovviamente e quindi stimolare poi la pratica dell'attività fisica e sportiva, diciamo soprattutto a coloro che oggi hanno difficoltà d'accesso e di pratica. E ovviamente questo significa lotta al contrasto della sedentarietà e auto giovanile, che è un altro degli elementi che continuano a mantenersi costanti nel tempo da diversi anni a questa parte, quindi è un altro punto sul quale essere molto attenti e sul quale sviluppare progettualità e politiche di mantenimento, diciamo così, del livello di attività fisica anche nei giovani. Accettare anche tutti quelli che non svolgono attività, ma anche quelli che la svolgono in maniera destrutturata, saltuaria, affinché questa saltuarietà possa invece diventare continuità e quindi far parte poi di un modello di stile di vita che si possa portare avanti anche in età avanzata. Se noi vogliamo che il nostro sistema sanitario sia
sostenibile e continui a rimanere in un sistema universalistico, abbiamo la necessità di sviluppare all'interno della comunità, dopo aver sviluppato per ogni singola persona barra paziente, le competenze per la gestione delle proprie problematiche legate alla cronicità, per dire dall'attestazione che uno sta bene, perché non torna molto queste cose. Devo dire che spero su questo che ci si stia sbagliando, ma che un po' di preoccupazione ci viene anche da alcune letture che noi abbiamo colto rispetto all'applicazione della legge sul terzo settore. Deve essere superata la saltualità. E perché questo possa avvenire è necessario che il territorio offra una modalità di misura o automisura di come viene svolta l'attività fisica che abbia beneficio sulla salute. Da utilizzare in maniera, diciamo, programmata e sistematizzata, o dall'altra parte di sviluppare e utilizzare quell'enorme potenzialità che ci viene dai Serious Games, che è una diciamo, risorsa importante che è un peccato non diciamo, inserire all'interno di progetti che devono essere svolti. Proprio un elemento che noi abbiamo sottolineato è nel fare questo provvedimento, abbiamo detto, lo anticipo ora, con questo provvedimento noi abbiamo finanziato per 180.000 euro progetti, 9 progetti biennali che ci devono essere presentati dalle aziende sanitarie nei prossimi mesi. Il suo stile di vita e il movimento in relazione al miglioramento dello stato di salute e di benessere, con un dibattito accettabile, ma in un contesto che vedeva il tema del movimento inserito nel quadro dei buoni stili di vita riguardo all'alimentazione e ad altri aspetti. Quindi non un discorso, un focus che si soffermasse sul tema, che è un tema che ha una sua autonomia, appunto, come lo sappiamo, molto forte, è il tema del movimento. Quindi ancora un'impostazione buona, ma troppo ampia, e quindi quando le impostazioni sono troppo ampie non danno indicazione per la vita. Riguarda l'iniziativa del governo, nel senso dell'attività del Ministero della Salute, che fu molto presente, se vi ricordate, io credo di poter dire che il governo abbia favorito l'attività delle regioni. Questo sì, ci sia stato un rapporto positivo. Iniziative dirette da parte del governo sullo sviluppo del movimento come strategia per la salute non ce ne sono state in quest'anno e mezzo, ecco, non, o perlomeno non documentabili. Diciamo. Quello che invece c'è stato in questo anno e mezzo, con la rapida crisi di governo dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre, è la cambio al Ministero dello Sport e la nomina di un ministro che ha la delega, è titolare di una delega in modo non incerto come era precedentemente, perché se ricordate abbiamo avuto una fase in cui lo sport era attribuito al Presidente del Consiglio, ma che non aveva nessuno che poi in realtà facesse l'attività, e il Presidente del Consiglio, secondo me, ha tante, non si occupa, veramente si può occupare di sport. Adesso c'è un ministro, Pallotti, ed è un ministro più attivo, nel senso che, come avete visto, è molto presente sulla scena sportiva. Ma ci dovremmo, credo, concentrare, il Parlamento si concentrerà su il pacchetto di proposte che il ministro ha collocato nella legge di bilancio di quest'anno. La legge di bilancio sarà l'ultimo grande atto. La legge di bilancio è un atto fondamentale, perché lì si fanno le scelte e si collocano anche le risorse perché le scelte producono degli effetti, quindi assolutamente concrete. E il pacchetto è uscito 2 o 3 giorni fa, dobbiamo
ancora studiarlo bene, ma ieri nell'intervento facevo un'anticipazione su un punto, quello della proposta di inserire le società per azioni for profit tra le tipologie dei raggruppamenti, insomma, per chiamarlo, delle cellule dello sport italiano, ci saranno anche quelli. Faccio qualche esempio. Lì si ripropone il pacchetto sport periferie. Naturalmente, quando io parlo di, quando si parla di sport periferie, dovremmo essere dentro il ragionamento che abbiamo fatto oggi, perché nelle periferie si concentrano le difficoltà sociali. Intervenire con delle buone pratiche che riguardano la gestione dell'impiantistica, la gestione del territorio, gli interventi progettuali nelle periferie urbane sarebbe uno dei punti che interviene, no? Prima Cucci diceva delle tre diseguaglianze che lista, sarebbe lì, basso livello di scolarizzazione, difficoltà in gap tra generi, quando si dice basso livello di istruzione si dice basso livello di reddito, e quindi se si intervenisse lì in focus sport e periferie si potrebbero dare delle risposte. E quindi da questo punto di vista siamo abbastanza avvantaggiati, anche se la strada da fare è ancora molta, e dal punto di vista degli spazi mi immagino sia, ovviamente la Toscana come il resto del paese è strutturata, non è che abbiamo dei fondi bianchi e ho la fortuna di occuparmi anche di urbanistica, e non è che c'è un foglio bianco su cui disegnare la scuola, la palestra, ci sono già delle funzioni nella nostra città più o meno bene o più o meno male intersecate, ma che esistono e con le quali dobbiamo cercare di organizzarci. Se il sistema degli enti di promozione sportiva, che è il nostro interlocutore primario come amministratori, perché io discuto con voi il problema dell'impianto sportivo, delle docce non funzionano, del miglioramento c'è da fare, in cui la società sportiva anticipa i soldi che il comune in quel momento non ha e che si dà un'offerta di sport per tutti. Non c'è, non esiste, ma mi pare che sia un elemento diffuso. Ecco, e a chi allora, se contro le norme di una finanziaria che poi alla fine verrà votata con la fiducia e quindi non si potrà nemmeno fare una discussione parlamentare, ci disintegrano un mondo nel quale, che dovrebbe avere uno sviluppo e che nella legge dei Fossati ce l'aveva, ma che invece per meccanismi che sono del tutto estranei a questo tipo di analisi non si realizza. E quindi ecco, io credo che davvero su questo l'attenzione deve essere massima. Che è stato molto diffuso e che ci ha visto discretamente protagonisti, quindi insomma, possiamo essere orgogliosi. Grazie, Elena, se vogliamo delle conclusioni dovete supportare anche Carlo. C'è stato un influenzamento reciproco, perché c'è stato soprattutto dalla parte europea, per cui sia Rosemary che Mons hanno agito in parte come strumenti per cui per fornire alcune indicazioni rispetto dove si muovono l'OMS o altri dati, ma anche rispetto ai criteri dell'influenzamento e dell'advocacy. Però loro stessi hanno agito da influenzatori, cioè hanno cercato di influenzare
il Consiglio nazionale. Noi stessi, attraverso le nostre esperienze, gli intrecci tra il livello istituzionale, nazionale, regionale e locale, abbiamo di per sé fatto capire come riusciamo a lavorare al sistema e come riusciamo ad influenzare, insomma, la politica locale, o come non riusciamo, perché non sempre ci si riesce, perché l'influenzamento è fatto di vittorie ma anche di sconfitte.